Ciao Como. Ciao Como. In poche parole, a cura di Marco Romualdi. Ben ritrovati a tutti voi, gentili ascoltatori di Ciao Como Radio. Ci potete ascoltare anche in streaming sul nostro sito ciaocomo.it. Torna quest'oggi in nostra compagnia dopo la pausa di Natale e di fine anno e qualche giorno anche trascorso all'estero, il nostro sindaco Mario Lucini, sindaco di Como, per rispondere alle vostre domande che potete fare ancora in questi minuti via mail. Vi ricordo subito il recapito, che è contatti@ciaocomo.it o 348 44 15 730 se ci volete mandare un sms per chiedere qualsiasi curiosità a Mario Lucini, che saluto. Ciao Mario, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi agli ascoltatori. Ovviamente buon anno anche. Buon anno a tutti, sì. Un 2013 sicuramente, credo, estremamente importante, quello che si apre per la città, guidata appunto da te e dalla tua giunta. E a proposito, andiamo subito, prima di sentire cosa ti chiedono i nostri ascoltatori, andiamo alla stretta attualità. Ieri sera, lo abbiamo appunto anche rimesso sul nostro sito, hai incontrato con l'assessore Daniela Gerosa, i pendolari comaschi delle Nord, credo esasperati da una situazione, almeno per quanto riguarda il mese di dicembre è stato un incubo, adesso sembra che qualcosa va meglio. Cosa è emerso da questo incontro, Mario? Sì, è emerso il calvario appunto che contraddistingue la vita quotidiana di queste persone, tante persone che fanno i pendolari su Milano. Dicembre è stato sicuramente drammatico, noi l'assessore Gerosa aveva già convocato l'incontro sia RFI che Trenord a metà dicembre per capire un attimino la situazione. C'erano state date garanzie che si sarebbe stabilizzata dopo quei disagi a loro legati all'introduzione di questo nuovo software. Probabilmente ci sono altri problemi, perché il ritorno a una normalità accettabile mi sembra ancora non del tutto avvenuto. Certo, del resto basta chiederlo anche a tra l'altro una persona che tu conosci molto bene, conosciamo anche molto bene noi perché spesso è stato ospite, Luca Gaffuri, consigliere regionale, che spessissimo pendolare lui pure di Trenord, e molto spesso manda dei comunicati dove dice che effettivamente è una situazione non sostenibile oggettivamente per chi deve andare a studiare, a lavorare, ritardi su ritardi, e anche ovviamente pesanti penalizzazioni anche sui luoghi di lavoro. Insomma, credo che sia emerso questo, no? È emerso anche un'altra faccia della medaglia che magari è un po' meno conosciuta, ma che gli stessi problemi, magari anche più accentuati sotto alcuni aspetti, ci sono anche per coloro che fanno i pendolari verso Como, soprattutto gli studenti. Così c'era una signora di Cadorago che parlava delle condizioni dei treni che portano la mattina gli studenti a Como, con pochissime carrozze, sovraffollati, e secondo molti i ritardi sono anche legati proprio al sovraffollamento, perché quando ad ogni fermata per far scendere chi deve scendere mezzo treno e risalire perché sono molto pigiati. Noi abbiamo cercato di avere anche un riscontro dall'assessore Gilardoni regionale, perché la regione è responsabile del servizio. L'assessore Gerosa è da una settimana che cerca di avere un riscontro, una risposta sulle iniziative che la regione intende porre in atto, però per ora non siamo riusciti a parlarci direttamente, cercheremo di farlo ancora nei prossimi giorni. Il vostro obiettivo, mi pare di capire, no? Facciamolo capire anche ai nostri ascoltatori, sindaco, è quello quindi allora di sollecitare a questo punto un incontro, non con Trenord, più che la regione, più che no, tutte e due, con entrambi ovviamente, sia con Trenord, è stato richiesto anche da alcuni consiglieri comunali, anche se Trenord l'abbiamo già incontrato una volta. Poi c'è appunto il referente regionale, che è chi ha la gestione del servizio, che ha la possibilità anche di fare la voce più grossa di noi, volendo, con Trenord, perché Trenord è affidataria di un servizio da parte della regione. Adesso c'è la parzialmente buona notizia degli sconti, diciamo, sugli abbonamenti, che sono peraltro un atto dovuto, nel senso che sono previsti contrattualmente per compensare determinati disagi. Adesso staremo a vedere bene come sono configurati per capire che siano davvero previsti per tutti e non penalizzino alcune categorie. Ecco, questi sconti, se non sbaglio, già a febbraio dovrebbero iniziare, sì, tra pochi giorni, e già certo, si parte con gli sconti. Effettivamente, come ha detto il sindaco, dovuti, perché il disagio è stato veramente pazzesco. Sì. No, dicevo, sono previsti proprio dal contratto
così come per altri servizi, a fronte di un determinato disservizio deve esserci la compensazione con uno sconto sugli abbonamenti e sui biglietti, insomma. Bene, allora abbiamo archiviato subito quindi la stretta attualità, questo incontro che ieri sera Mario Lucini ha fatto appunto assieme all'assessore Gerosa con i pendolari. Erano tanti, sindaco? Non erano moltissimi, erano, beh, anche l'orario, siamo andati a Comolago, alle 18.45, poi c'è anche il fatto che uno quando arriva a casa a quell'ora da Milano ha anche voglia di tornare a casa propria. Comunque c'erano una ventina di persone, abbiamo potuto contattarle e raccogliere le loro segnalazioni. Rappresentano, direi, in maniera molto significativa lo spaccato, no? Di questi viaggiatori che ogni giorno hanno questo bellissimo incubo. Lo dico ovviamente non certamente convinto, ma un po' con il sorriso sulle labbra. 10.37, siamo allora in diretta qua su Ciao Como Radio. Sindaco, allora andiamo ad affrontare un argomento che ci pone il signor Francesco da Como, è un argomento secondo me di grandissima attualità, molto interessante, e lui dice: buongiorno signor sindaco, volevo sapere che cosa ne pensa lei della decisione presa da un suo collega di Brescia, ma io aggiungo anche in precedenza era stata fatta una cosa simile anche a Cremona, se non sbaglio, nei mesi scorsi, di togliere e di non far pagare, cioè, le tasse a chi spegne le slot machine nei bar. Troppe famiglie, sindaco, sono rovinate da queste macchinette infernali. Effettivamente ha ragione sulla considerazione finale, sul fatto che molte famiglie... Sì, sta diventando una piaga sociale, anche quella, la dipendenza dal gioco d'azzardo, sta diventando una piaga molto diffusa e molto preoccupante. Anche da noi, purtroppo. Anche da noi, ed è, secondo quanto dicono anche i sociologi, insomma, è legata... Nei momenti di crisi c'è questo affidarsi alla fortuna che poi ti risucchia in una spirale di dipendenza che davvero rovina intere famiglie. Sì, è vero che nei momenti di crisi giustamente uno poi le prova tutte, e questa è sicuramente forse allora una delle ultime cose che sono rimaste, nella speranza di cercare di sbancare il lunario. È vero. È vero, però, poi si rivela con quello che è. Ci sono stivalisti, cioè, che dicono, e ne conosco tanti, che mi dicono che iniziano alle 7 a giocare finiscono a tarda mattinata, cosa che credo francamente e nessuno si guadagna in queste cose qui, di chi gioca, sì. Lo Stato purtroppo sì, in questo caso, e anche sì. i gestori, perché poi c'è anche quello online addirittura. Sì, per esatto, cui, sì, infatti. Ecco. Davvero è preoccupante, è interessante questo suggerimento, questa iniziativa, alla quale sinceramente non ho pensato, sulla riduzione delle tasse. O delle tasse di occupazione piuttosto di concessione dei commercianti, è necessario fare qualche ragionamento, perché noi comunque non navighiamo nell'oro, quindi bisogna capire che incidenza potrebbe avere. L'individuare comunque forme di sostegno, di promozione, di segnalazione per quegli esercizi che non accettano di collocare all'interno slot machine o cose del genere, è sicuramente una cosa interessante, che è uno spunto sul quale anche a me interessa riflettere. Possiamo quindi rassicurare il signor Francesco che insomma, valutiamo un modo per sostenere chi evita di cadere o di favorire questa cosa molto importante, sindaco. No, effettivamente poi certo che va detto, sono due casi isolati, almeno che sappia io, uno a Cremona nei mesi scorsi, e poi era stato proprio ricevuto anche in comune, mi sembra, dal sindaco in un paese della provincia di Cremona, e questo è un altro proprio di questi giorni in cui fa riferimento il nostro ascoltatore, è della provincia di Brescia. Forse sui comuni più piccoli è un po' più semplice intervenire con queste misure che su comuni di dimensioni medio-grandi come il nostro. Ecco, però lei dice, il concetto è condivisibile. Ecco, sicuramente dice comunque forme di promozione, di incentivazione, insomma, di andare incontro magari a questo esercente che decide di fare questa cosa. Ora come facessero tutti a Como, che poi dopo il comune si troverebbe davvero in grossi guai dal punto di vista economico. Però dal punto di vista sociale, come ha detto Mario Lucini, effettivamente è una piaga brutta che dovrebbe essere
debellata quanto prima. Purtroppo tante famiglie finiscono rovinate. Sindaco, c'è poi un altro filone di domande, e allora io direi che possiamo riepilogare, perché sono tre. E tutte dicono se nel nuovo anno, cioè questo 2013 iniziato a 15 giorni da oggi, ci saranno sviluppi, ma soprattutto se si potrà vedere qualcosa di diverso sul lungo lago. Ai noi, lei lo sa benissimo, certo, ha ereditato questa situazione lo scorso anno. Sindaco, che cosa si può dare di rassicurazione a chi ci sta ascoltando, ai nostri ascoltatori? Allora, stiamo lavorando alacremente per sviluppare una nuova soluzione progettuale che poi ci consenta di procedere spediti verso la fine del cantiere. Inutile andare avanti a spizzichi e a bocconi, bisogna individuare una soluzione seria, definitiva. Questo richiede dei tempi, quindi probabilmente il cantiere resterà, per quanto riguarda lo sviluppo definitivo del progetto, chiuso ancora per diversi mesi, immagino fino a non prima dell'autunno. Nel frattempo c'è l'impegno a fare il possibile perché quantomeno per l'estate si possa avere un'apertura provvisoria del primo lotto, come era stato 2 anni fa quando c'era stata la sponsorizzazione di Zambrotta, insomma. In questo caso, quello è l'unico obiettivo che mi sento di indicare come perseguibile, anche se non posso prometterlo, però è l'impegno prioritario, è aprire il primo lotto. Quindi, tanto per far capire, no, sindaco, da Piazza Cavour ai Giardini a Lago. Oh, da Giardini a Lago, Piazza Cavour. Sì, 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 comunque ecco, qui, la zona che da Giardini porta a Piazza Cavour, l'obiettivo è di riaprirla, cioè totalmente, completamente. Riaprirla provvisoriamente, come era stato fatto. Come l'esperienza di Zambrotta. Esattamente. Cioè. Entro giugno, ma luglio, giugno, entro l'estate, sì, adesso vediamo, stiamo cominciando a lavorare per trovare una soluzione seria e anche qualche sponsor che ci dia una mano. C'era anche Zambrotta la volta scorsa, poi ai noi ce l'ho confermato lui stesso, alla fine oltretutto è stato anche multato dal comune di Como. Sì, no, per correttezza devo dire, a parte che la precedente amministrazione, sì, sì, no, certo, ma dico, sì, sì, non multato, gli è stato fatto pagare l'occupazione del suolo pubblico. Sì, ecco, il termine forse è stato proprio, sicuramente, certo. Vabbè, allora quindi come rassicurazione a chi ci ha scritto, ai nostri ascoltatori, possiamo dire che si potrà vedere, questo è l'impegno dell'amministrazione di Marino. Non la promessa, ma l'impegno a fare tutto il possibile per quello, assolutamente. L'impegno a far tutto per cercare di riaprire il primo lotto, solo il primo lotto, per il 2013, estate 2013, sì, diciamo, sì, così. Un'ipotesi di chiusura definitiva di questo cantiere infinito è improponibile, sì. È improponibile perché dipende anche da quello che verrà fuori a livello di sviluppi progettuali, comunque non penso meno di 2 anni e mezzo, 3. Per Marco. Passo spesso, vedo che qualcosa si muove, ma a questo punto chiedo a Mario Lucini e a Ticosa, visto che abbiamo parlato del lungo lago, l'altro po' tasto dolente, diciamo così, è la Ticosa. La Ticosa dovrebbero arrivare in questi giorni le analisi che abbiamo commissionato sui cumuli residuali dagli scavi. No, adesso è fermo, dobbiamo vedere la classificazione precisa di questi rifiuti per sapere come smaltirli, perché a seconda della classificazione ci sono dei costi diversi. Una volta definito quello, si può andare a cercare di chiudere il discorso della bonifica, anche se le continue sorprese che troviamo tutte le volte che si scava un pezzo potrebbero richiedere anche lì una ridefinizione del piano di bonifica per essere sicuri di non avere nuove sorprese nel corso dei mesi, man mano che si va avanti, per cui vediamo un attimo gli esiti di queste analisi e poi decideremo da farsi. Ah, ecco, quindi anche su questo è siamo in mare aperto, sì. È difficilissimo poter dire qualsiasi cosa. È chiaro che va detto, per onestà di cronaca, che il comune di Como, poi alla fine l'amministrazione attuale, quella appunto che è capeggiata da Mario Lucini, che è qui con noi oggi, ha, diciamo, ereditato prima il lungo lago, il cantiere delle paratie, e ovviamente anche la Ticosa. E tutte queste due vicende, questi due cantieri aperti, costano molto, e questo, certo, è molto importante dirlo, sindaco, alle vostre casse, che già non hanno... Non sono floride, floridissime, no. Vi costano? Certamente, perché parlando solo del discorso della bonifica della Ticosa, si era partita la precedente amministrazione un paio d'anni fa
stanziando 1.600.000 euro. Con le varie nuove scoperte siamo arrivati ad oltre 4 milioni di investimenti previsti, per cui se riusciamo a risparmiare qualcosa, se classificando meglio i rifiuti, è tutto oro colato, perché 4 milioni e mezzo su un bilancio come il nostro sono una tragedia. No, assolutamente. A proposito di soldi e di bilancio, c'è anche il signor Carlo che ci ha chiesto, vuole sapere dal sindaco di Como se è possibile quantificare quanto il comune di Como ha introitato per quanto riguarda l'IMU, questa tanto contestata. Non vorrei sbagliarmi perché non ho sotto mano il dato, però mi sembra di ricordare che la cifra sia attorno ai 38 milioni di euro. 38 milioni di euro. Che quindi vanno a coprire una parte sostanziale delle spese correnti del comune e a sostituire la riduzione dei trasferimenti operata dallo Stato l'anno scorso, per cui servono per pagare il personale, gli asili nido, la refezione scolastica e tutti i servizi sociali, eccetera. Ah, ecco, quindi sostanzialmente l'introito IMU va, diciamo così, a far funzionare la macchina comunale. Non si può prevedere con questo introito, sindaco, alcunché, che so, dico io, aggiungo alla, in base. Non vanno negli investimenti, vanno nella spesa. Un eventuale investimento per sistemare le strade, per andare a fare qualche altro intervento, devono essere attinti dove questi soldi? Devono essere attinti soprattutto dalle alienazioni. Adesso infatti stiamo facendo un piano per valutare la possibilità di vendere alcuni immobili comunali che non sono strategici in termini pubblici, per avere un po' di risorse da poter impiegare per gli investimenti. Ah, ecco, quindi sostanzialmente... Sì, poi una parte anche delle entrate dello Stato possono andare sugli investimenti, però la parte sostanziale dell'IMU va per la spesa corrente. Bene, allora accontentato anche questo nostro ascoltatore, vi ricordo 10:48 minuti primi in diretta sempre sulle frequenze di Ciao Como Radio, con noi c'è quest'oggi, ciaocomo.it, ovviamente ci potete anche ascoltare con lo streaming sul sito, con noi quest'oggi, dicevo, c'è Mario Lucini, il sindaco di Como, che è tornato appunto dopo la pausa di fine anno, diverse domande, diverse considerazioni, soprattutto quello che abbiamo fatto prima sui bar, che purtroppo ai noi hanno queste slot che rovinano tante persone, e sul Lungolago, avete sentito la risposta di Mario Lucini. C'è un'altra considerazione di un altro amico ascoltatore che ci chiede invece che cosa avete in mente per l'estate, per quanto riguarda appunto programmazione estiva. Lo scorso anno ovviamente vi siete insediati da poco, quindi avete cercato di fare qualche cosa chiaramente, ma non avevate neanche il tempo né ovviamente credo le risorse per gestire un'attività estiva importante. Ecco, quest'anno diciamo, sindaco, c'è la mostra innanzitutto, no? Che parte a marzo? Sì, marzo. Fine marzo. Grande mostra Villa Olmo, sempre sì, la mostra sì, di Villa Olmo, organizzata da Cavallini, dall'assessore Cavallini. Poi ecco, che cosa avete in mente di fare per cercare quindi di dare un po' di brio, di vivacità, anche offerte musicali, intrattenimento nel corso dell'estate. Anche certo, la musica è sicuramente importante. Cosa avete in mente? Signora? Ma stanno lavorando l'assessore Cavallini e l'assessore Magni. Hanno già cominciato a contattare le varie realtà presenti sul territorio, sia da un punto di vista culturale sia da un punto di vista associativo, per costruire insieme un programma. Adesso dovremo vedere con la redazione del bilancio quante risorse avremo a disposizione e potremo dedicare a queste attività. È comunque importante raccogliere tutte le forze e le risorse che il territorio i singoli cittadini e le realtà associative sono pronti a mettere a disposizione, perché mettendo in rete, mettendo insieme queste risorse, secondo noi si può costruire un programma interessante anche senza grandi investimenti di risorse, che sono poche. Come avete sentito, ai noi ogni domanda e successiva risposta di Mario Lucini, purtroppo, e aggiungo purtroppo, ma credo che il sindaco ne è consapevolissimo di questa cosa,
deve tenere conto sempre di questo bilancio, dove ovviamente molto è stato tagliato dallo Stato, quindi avete dovuto e dovete cercare un po' di fare salti mortali, le nozze, classiche nozze con i fichi secchi, perché effettivamente sindaco a volte mi pare di capire, no? Chiaramente voi cercate chiaramente di avere sempre, di tutelare le fasce più deboli, i servizi essenziali, gli asili ovviamente e quant'altro. Sì, diventa sempre però, più difficile. Esatto, infatti, cioè anche cercare di allestire un'iniziativa, una manifestazione di questo genere, e bisogna andare forse magari sempre a attingere ai vecchi cari sponsor, cosa che anche noi facciamo spessissimo, non è facilissimo, no? Sì. E sempre di più, bisognerà creare queste occasioni per mettere in rete le risorse, anche se è sempre più difficile anche trovare sponsor, perché la situazione, il quadro economico difficile non riguarda certamente solo gli enti pubblici, i comuni, ma riguarda anche le aziende e i singoli cittadini, quindi anche dal punto di vista della ricerca delle sponsorizzazioni non è un momento particolarmente favorevole, perché tutti stanno facendo fatica. Bene, ultime due cose, 10.52, siamo qua in diretta su Ciao Como Radio con il sindaco. Prima di chiudere, allora, due altre considerazioni che facciamo. La prima, sindaco, nei mesi scorsi abbiamo accennato, poi il discorso era finito lì, non so, chiediamo un po' il punto della situazione. Piazza Cavour, i famosi problemi di uscita, di fuoriuscita, a che punto è la situazione? Beh, chiaramente non si è più verificato nulla. No, anche perché non è la stagione dei grandi temporali. Alcuni interventi sono stati fatti su tutta la rete di collettori che conducono a Piazza Cavour, secondo noi già alcuni interventi significativi per ridurre il rischio sono stati fatti. In queste settimane, proprio visto che ci sarà previsto anche il lago abbastanza basso, dovrebbero partire gli altri lavori sulla fognatura sul lungo lago Trento, per vedere le condizioni del tronco fognario che va verso la stazione di pompaggio dei Giardini, e in caso di rilevazione di rotture o di ostruzioni intervenire con la sistemazione. Ok, quindi si deve cerchiamo anche lì di arrivare prima delle stagioni delle nuove piogge temporalesche ad aver risolto il problema, che comunque è già stato migliorato in termini di funzionamento. Sì, perfetto, quindi l'obiettivo è avere la prossima estate, diciamo così. Sperando di non avere più la fogna in piazza. Una bella piazza, perché tale è Piazza Cavour, senza questo inconveniente che purtroppo, certo, anche di fronte a molti turisti, visto che si è verificato nel periodo estivo, luglio e settembre, tra luglio e settembre, sì. Non è stato. No, non era sicuramente il massimo. No, un bellissimo biglietto da visita. Senta, sindaco, un'ultima cosa, ho visto prima le previsioni. Si parla di una possibile altra nevicata. No, speriamo di no. Così dicono gli esperti, non sono io, per cui ecco, bisogna sperare che non arrivi. Sì, non è sempre adesso, non vorrei andare sempre a cascare sui soldi, ma se non nevica è meglio, perché comunque i costi ci sono. Le nevicate dello scorso mese di dicembre. Quanto sono costate? 200.000 euro circa. Due giorni sostanzialmente, sì, sostanza, no? Di fila, sì. Due giorni di fila, mi sembra il 14 o il 15 o il 13 o il 14 di dicembre, insomma, 200.000 euro ne avevamo a disposizione 250.000 circa, è stato anche per quello che è stata fatta scientemente, sia pur con sofferenza, la scelta di non fare uscire delle squadre a pagamento sui marciapiedi, perché c'era il rischio di non avere più nulla qualora ci fosse stata un'altra nevicata nel mese di dicembre. Adesso col nuovo anno abbiamo ancora qualche risorsa in più disponibile, oltre a quei 50.000 euro che sono avanzati, però se riusciamo a non spenderla possiamo usarli per altre cose, sarebbe il massimo. Esatto, perché quindi se arriva di nuovo la neve bisogna intervenire ovviamente, e però è tutto chiaro che va a costare, spazzaneve, sale certo. Soprattutto il sale, mi pare di capire che ha un'incidenza notevole sulla voce di bilancio. Va bene, abbiamo direi concluso tutte le curiosità possibili e immaginabili con Mario Lucini, le vostre domande che ci avete posto qua a Ciao Como Radio, ciaocomo.it, tra poco il tutto sarà online, quindi potrete anche vedere direttamente Mario Lucini questa mattina qua ospite nei nostri studi. Ci diamo l'appuntamento tra due settimane per altre curiosità, per altri spunti di riflessione, sempre comunque molto interessanti. Mi raccomando, sindaco, quello dei bar, quello Ne parlerò con la assessore Introzzi, vediamo cosa possiamo ovviamente studiare. È una cosa
cosa importante soprattutto dal punto di vista sociale, come abbiamo detto, perché certamente non si deve scherzare su questa cosa, anche se è giusto che ovviamente i baristi debbano lavorare anche loro, perché con la situazione che c'è al momento attuale anche loro a volte, purtroppo brutto dirlo, ma si devono attaccare un po' a tutto per cercare di far quadrare il bilancio. Grazie a Mario Lucini, sindaco di Como, ospite oggi in diretta a Ciao Como Radio. Buon lavoro sindaco e a presto. Grazie, a presto, un saluto a tutti. Ciao, grazie sindaco. In poche parole, a cura di Marco Romualdi. Va bene. Ciao Como. Ciao Como.